storico di quello che è stata la tua esperienza la dice lunga sull'innovazione tecnologica. Ovviamente noi siamo fieri e orgogliosi del fatto che Sinestesia sia entrata in qualità di membro all'interno di questa organizzazione. Abbiamo colto l'occasione per approfondire con te quanto a livello ovviamente di retaggio che abbiamo vissuto in questi anni, la compressione dei dati, stiamo parlando sia dei dati audio piuttosto che video, abbia costituito un fattore di successo per molte aziende, ci sarebbe utile fare un approfondimento su come sia la situazione ad oggi, come si configuri al momento la situazione. Sì. Allora sì, penso che tu abbia centrato proprio il punto che la compressione audio e video ha abilitato una quantità di business, abbia anche permesso a business esistenti di continuare e anzi ad espandersi, però la situazione attuale è duplice. Da un certo punto di vista, aumentare la compressione dell'audio e il video fa sempre piacere, ma le tecnologie tradizionali stanno mostrando la corda, quindi è diventato importante dirigersi ad un'altra tecnologia che è ancora relativamente immatura, ma che ha grosse prospettive di sviluppo. Questa tecnologia si applica all'audio, si applica al video, ma si presta benissimo ad una quantità di altri business case. Che permetteranno a questi business di trarre gli stessi benefici che il mondo dell'audio e del video ha goduto nei 30 anni passati. Bene, questo è molto interessante, anche perché il nostro obiettivo era anche quello di capire esattamente l'MPAI cosa intende sviluppare in termini di standard di codifica dei dati. Cioè, fondamentalmente ci piacerebbe comprendere a livello di concretezza, quindi nel pratico, come si applica, quali sono i settori di impiego dell'intelligenza artificiale attraverso questo tipo di codifica. Allora, che cosa vuol dire applicare intelligenza artificiale alla compressione dei dati? Per rispondere a questa domanda bisogna vedere che cosa abbiamo fatto negli ultimi 30 anni per comprimere i dati. Abbiamo sostanzialmente sfruttato le proprietà statistiche del segnale, nel senso che in un'immagine non è che io vedo del rumore bianco, cioè pallini bianchi e neri che si agitano senza nessuna logica. Cioè, all'interno di un'immagine c'è una logica, cioè c'è la faccia della persona, nella faccia qualcosa si muove, nel resto della persona molte cose sono ferme, altre sono. Lo sfondo è tipicamente fermo, eccetera. Quindi abbiamo sfruttato le proprietà statistiche dell'immagine. Quando io dicevo che le tecniche tradizionali stanno mostrando la loro coda, sto dicendo che sostanzialmente abbiamo raschiato il fondo del barile. Poi magari qualcosetta c'è ancora, ma non è quello il punto. L'intelligenza artificiale sfrutta anch'essa la correlazione, la statistica dei dati. Ma la sfrutta in modo più profondo per il fatto che è in grado di apprendere, facendoli passare davanti milioni di ore di video piuttosto che milioni di immagini, di capire che cos'è la vera statistica del segnale che gli viene presentato. Beh, prendiamo un caso che viene dal Politecnico di Torino e da un'altra azienda italiana che riguarda la compressione dei dati finanziari. Allora, un'azienda produce una quantità enorme di dati, c'è una quantità enorme di dati che non sono statici, tutti questi dati cambiano nel tempo. Andando a scavare all'interno di questi dati si riescono a scoprire cose che magari neanche il capo azienda ha ancora scoperto. Ecco, questo si può fare a mano, si è fatto finora a mano.
con l'intelligenza artificiale si possono, come dicevo, si può, come dicevo prima, scavare molto più in profondo e capire molto di più. Ecco, questo esempio dei dati finanziari penso illustri abbastanza bene il potenziale delle tecniche di intelligenza artificiale nella compressione, perché alla fine si comprimono i dati, ma la cosa più importante è che si capiscono anche che cosa i dati veramente dicono. Se volessimo andare ulteriormente nello specifico e parlando ad esempio del context-based audio enhancement, questo potrebbe essere anche un altro ambito di applicazione di questo codice? Assolutamente sì, perché chi ha proposto questo caso, chiamiamo casi d'uso all'interno di Empy, queste cose in qualche modo le stava già facendo. Però qual è il punto? Qual è il grande valore della standardizzazione? È che sostanzialmente è quello di definire un campo aperto dove tutti possono concorrere. Invece di avere piccoli campetti dove io sono il RAS, ecco, definisco un vasto campo dove invece i grandi, non perché io sia piccolo, ma diciamo, ma posso essere grande anch'io, ma finché sono soltanto io, me la conto e me la suono da me stesso. E questo è inutile, questo ostacola il progresso. Mentre invece se competiamo in un campo aperto, bene, allora questo... C'è molta innovazione, che non è un bene astratto in sé, ma perché l'innovazione poi porta dei benefici sia a chi produce nuovi oggetti o nuovi servizi, e sia a chi nuovi oggetti e nuovi servizi li usa. Non c'è un confine fra collaborazione e competizione. Ed infatti... all'interno di questo campo che si è definito, se il campo è molto vasto, a meno che uno sia un'azienda grossissima, e non è che non ce ne siano nel nostro campo, questo sia chiaro, ma c'è la maggiore possibilità per aziende più piccole di associarsi e portare ognuna le proprie competenze che fittano nello schema più generale che è reso possibile da questo ampio campo aperto. Allora ti chiederei, magari sarebbe utile comprendere, visto che sinestesia diventa uno dei membri dell'Empy, mi potresti magari raccontare a quali categorie afferiscono gli altri attori che vanno a intervenire all'interno di questo campo di cui ci parlavi? Ma allora sì, la cosa interessante e direi fortemente abilitante per i piani che ho in mente è il fatto che circa il 40% dei soci AI è un'università o un centro di ricerca. Il campo è in forte sviluppo, c'è un'enorme quantità di innovazione, che è una cosa estremamente positiva, perché abbiamo una garanzia che per molti anni avremo sempre nuove tecnologie che vengono proposte, che maturano e che possono essere utilizzate per sviluppare standard sempre più potenti. Allora, questo è l'aspetto, diciamo, quindi di ricerca che garantiscono le università e i centri di ricerca. Dall'altra parte abbiamo di tutto. In questa fase abbiamo soprattutto piccole e medie imprese, che è un altro messaggio importante che va nell'ottica di quello che dicevo. Se definiamo un campo aperto, è più facile a piccole aziende associarsi e arrivare a dei prodotti, mentre invece se restiamo ognuno nel proprio campetto, beh, chiaramente le piccole e medie aziende saranno soverchiate dalle grandi. Ed il resto abbiamo un po' di tutto, abbiamo degli operatori telefonici, abbiamo dei broadcaster, abbiamo dei costruttori, abbiamo naturalmente molte aziende che si sono specializzate in qualche ramo dell'informatica. Sinestesia è un eccellente esempio, perché vediamo che è stato proposto un qualcosa
potenzialmente disruptive, ma disruptive nel senso positivo, perché permette di creare un campo aperto per risolvere un problema di grandi dimensioni. È un problema di grandi dimensioni in cui di nuovo diventa essenziale poter attingere a sempre nuove tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare la soluzione. Quindi mi è abbastanza chiaro il fatto che si tratti di un campo piuttosto eterogeneo, ma quindi c'è un'aspettativa, cioè esattamente qual è il contributo atteso da ogni membro? Allora, questa è una buona domanda che parte da un'eccellente constatazione che è molto eterogenea. Allora, se prendo i casi che stanno maturando, questi casi d'uso di cui parlavo prima, che stanno maturando, abbiamo il caso dell'audio, che permette, che so, a uno che viaggia in bicicletta in città e si sente la musica, di eliminare i rumori che rovinano la user experience, ma anche salvare quei suoni che sono essenziali, come il clacson della macchina che sta dietro, che per qualche ragione, ecco. Quindi questo è un caso. Prendiamo un altro caso, compressione dei dati genomici. Ecco, anche qui l'intelligenza artificiale permette di dare delle soluzioni. Prendiamo il caso della compressione video. Ecco, anche qui l'intelligenza artificiale permetterà, penso in tempi relativamente brevi, di arrivare ad una soluzione molto, molto più potente delle soluzioni che esistono, non soltanto più potente, ma anche più facilmente utilizzabile grazie alla possibilità di avere più facilmente licenze d'uso da parte dei detentori dei brevetti. Quindi mi pare di poter dedurre che sia fondamentale in questa partita fare rete e soprattutto è strategico quanto mai riuscire a stabilire una connessione a questo punto anche con i centri di ricerca che operano in questo settore. Sì, esattamente. Questo è successo, l'ho visto succedere per anni all'interno di MPEG, che diciamo aziende che partecipavano alle riunioni poi alla sera si trovavano a cena e discutevano di cose che afferivano all'utilizzo degli standard che si andavano sviluppando. Quindi assolutamente sì. La differenza che Covid ha portato è che non c'è più la cena, c'è una cena virtuale, però comunque la possibilità di interagire con delle persone che lavorano in campi o simili o complementari, o in competizione oppure in collaborazione, per me è la stessa cosa. Competizione e collaborazione è la stessa cosa a livello di standard, questo rimane. E quindi sì, MPAI o MPAI facilita l'interazione e la collaborazione tra aziende. Quindi è fondamentale mettere a patrimonio a livello sistemico le varie competenze da parte di tutti gli attori che partecipano all'interno di questa organizzazione, fondamentalmente. Sì, sì, certamente sì, nel senso che quando definiamo degli use case, gli use case devono essere, purtroppo non c'è una buona parola italiana che sostituisce, devono essere driven, devono essere spinti da delle precise necessità di business. Quindi quando si individuano queste necessità, poi si possono anche definire quelli che sono i requisiti funzionali dello standard, che devono essere funzionali appunto alle necessità di coloro che poi questo standard utilizzeranno. Quindi questa schematizzazione non è vera, va bene, ma la dico così tanto perché semplifica la comprensione. Da una parte abbiamo i fornitori di tecnologia, che sono questo 40% di università e
e centri di ricerca, e dall'altra parte abbiamo gli utilizzatori della tecnologia, cioè coloro che dicono: io ho bisogno nel mio business di una scatoletta che mi faccia questo. Ecco, lo standard non dice come deve essere fatta la scatoletta. Lo standard dice semplicemente quello che è l'involucro della scatoletta, ma il contenuto della scatoletta, beh, questo verrà poi realizzato, ad esempio, in una trattativa fra un'azienda e un detentore di know-how, per realizzare qualcosa di specifico, ma che però, e questo è il punto importante, è che permette di, diciamo, una libertà nella scelta del partner che implementa, che porta la tecnologia. Ora, ecco, questa è la grande facilitazione che lo standard permette di raggiungere. Allora, io direi, a chiosa di questo utile confronto, vorrei partire dall'assunto per cui l'MPEG ha avuto in passato un impatto tecnologico strategico e fondamentale. Quali sono le tue previsioni di quello che potrebbe scaturire dall'utilizzo dei codici generati dall'MPI? MPI ha degli obiettivi più vasti di quelli di MPEG, cioè non siamo confinati all'audio e al video, ma ho parlato di dati finanziari, ma abbiamo anche parlato delle soluzioni per migliorare la performance del multi-user gaming. Quindi abbiamo un campo di azione molto più vasto e abbiamo come spinta principale quello dell'intelligenza artificiale, che non vuol dire che non ci occupiamo di altre cose, sarebbe stupido dire no, se non è intelligenza artificiale non lo facciamo, però il driver principale è effettivamente l'intelligenza artificiale. Quindi, come ho detto prima, io ritengo che le tecnologie tradizionali stiano un po' perdendo l'impeto che hanno avuto per 30 anni. Questo non soltanto perché abbiamo raggiunto il punto finale dello spazio di sviluppo di queste tecnologie, ma anche perché si è arrivati a una situazione che è di grande preoccupazione per gli utilizzatori di questi standard, e cioè l'impossibilità pratica di avere licenza di tutti i brevetti che sono richiesti per implementare uno standard. Allora, questo è stato uno degli aspetti fondanti, insieme a quello di identificare intelligenza artificiale applicata a tutti i tipi di dati, che caratterizza MPI, e cioè noi vogliamo che quando si inizia uno standard, si inizia a sviluppare tecnicamente uno standard, gli utilizzatori futuri di questo standard abbiano il più chiaro possibile quali saranno i termini di utilizzo dei brevetti che saranno di necessità all'interno di questo standard. Ecco, questo è quello che io ritengo sia, più ancora della tecnologia, l'aspetto determinante del futuro successo degli standard MPI. La portata è più ambiziosa e non è una portata tecnica, proprio questo. Io ho speso parecchi mesi sfruttando tutte, diciamo, i molti amici che mi sono costruito in tutti questi anni per avere questo giudizio sostanzialmente legale, perché il dire quello si chiama framework license, quindi una licenza quadro. Quando noi iniziamo a fare uno standard definiamo una licenza quadro, dove la parola licenza è vera, ma è quello che è più importante, è il quadro, perché non c'è scritto tutto, ma ci sono scritte le cose importanti, soprattutto quelle che la legge permette siano scritte. Ecco, questa licenza quadro, io penso, sia quello che dà, da un certo punto di vista, sicurezza a chi
mette tecnologia nello standard che effettivamente poi avrà delle royalty, e dall'altra parte mette sicurezza in coloro che useranno lo standard, che sanno quale sarà il flusso di cassa che dovrà essere destinato per pagare chi ha investito nella tecnologia, cioè chi ha fatto dei brevetti. Io amo dire, è un benefattore dell'umanità. Noi vogliamo risolvere questo problema, e la licenza quadro è lo strumento che abbiamo ideato per raggiungere questo obiettivo, e questa è la vera sfida di Empire. Perfetto, io ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai potuto dedicare e soprattutto per averci chiarito tutta una serie di questioni che magari a te ovviamente sono noti, ma a molti altri invece no. Grazie a voi per avermi dato l'opportunità di raccontare quelli che sono gli elementi chiave di Empire. Come ho detto, la focalizzazione sull'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale per tutti i tipi di dati e soprattutto la licenza quadro, che dà sicurezza sia ai detentori di brevetti sia agli utilizzatori dello standard su quelli che saranno gli impegni e i guadagni futuri.